Io ho accolto in maniera molto favorevole questa iniziativa perché insomma riconcilia la società civile fatta soprattutto dai giovani con questa natura che spesso viene deturpata con atteggiamenti indecorosi, inurbani, incivili, e Partinico ahimè ne è la prova vivente, no? di quello che accade con questa immondizia buttata così in maniera indisciplinata e incondizionata a tutte le ore, a tutte le mattine. E sono veramente contento di aver partecipato, di aver dato il patrocinio e essermi anche fatto portavoce di questa iniziativa. E un grazie sentito al consigliere Lo Iacono che veramente ha arricchito questa giornata con tutta una serie di presenze. Il commissario ha ringraziato me, ma io devo ringraziare lui, perché se è vero che l'idea l'ho avuta io più di un anno e un mese fa, è pure vero che appena l'ho detto al commissario, lui, operativo com'è, agitato direi quasi com'è, ha subito dato input agli uffici affinché si sistemassero le carte, perché capite bene, questo bene confiscato alla mafia si doveva decidere se fini sociali o fini istituzionali. Lui ha deciso per i fini istituzionali, per la piantumazione del bosco, e così si è arrivati alla concretizzazione, alla piantumazione della giornata di oggi, che è una giornata, ripeto, commovente per tanti punti di vista. Oggi è la giornata nazionale degli alberi, appunto il 21 novembre. Questa legge è stata codificata dalla legge regionale del 2013 che prevede appunto l'obbligo da parte dei comuni della piantumazione degli alberi per ogni nato. Sono dei temi che la trovano sensibile, no? Ecosostenibilità e rispetto dell'ambiente. Assolutamente, abbiamo deciso di essere qui a Partinico in questa giornata speciale dedicata agli alberi, e se ciascun bambino piantasse un albero, ecco, questa idea l'abbiamo fatta nostra e abbiamo deciso di realizzarla proprio in questo bellissimo centro, qua in quest'area collinare dove si vede tutta la città, il mare, l'intero paese, in un momento di gioia, un momento di festa per tutti i ragazzi delle scuole di Partinico che hanno deciso di partecipare. È un giorno di festa perché qua ci sono tutte le scuole, le associazioni, è un segnale che il comune vuole dare, un segnale di speranza per tutti, per il rispetto della natura e dell'ambiente, e anche un segnale di legalità. L'Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Palermo ha aderito alla manifestazione indetta dal comune di Partinico per questa bella giornata. Piantumare un giardino forestale in un bene confiscato alla mafia è un messaggio di assoluta civiltà e di ridare alla comunità partinicese, diciamo, la fruizione di un bene che rispetta l'ambiente. Siamo andati con signori a piantare degli alberi, ne dovevamo stare la terra e dovevamo zappare.